rappresentanti delle forze dell'ordine di vigilanza su tutto il territorio. È quello che chiedono i cittadini di Nocera Inferiore per prevenire eventuali problemi legati alla folla di persone che è stata già presente alla vigilia di Natale per le strade di Nocera Inferiore e in vista della vigilia di Capodanno. Si attendono infatti tantissimi visitatori ed ospiti a Nocera Inferiore nei prossimi giorni, dopo il pienone di martedì. Presenze perfino superiori a quelle registrate sia a Salerno con le luci d'artista. Rimane l'ordinanza sindacale per la sicurezza emessa da Torquato con un piano di viabilità elaborato da un professionista che ne ha ricevuto il mandato. Restano ferme le disposizioni delle forze dell'ordine che avranno il loro bel da fare per garantire la massima tranquillità alla gente che giungerà a Nocera. Bisognerà fare attenzione ai percorsi dedicati con la possibilità di creare aree di separazione per evitare ingorghi e zone affollate con persone che rischierebbero di ritrovarsi in corridoi molto stretti. Insomma, nuove vie di fuga al vaglio degli operatori della sicurezza per scongiurare possibili problemi. Intanto sugli episodi di giovani che sotto gli effetti dell'alcol hanno causato caos in alcune aree proseguono le indagini della polizia. Gli agenti del commissariato nocerino stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza effettuando anche nuovi accertamenti per capire chi siano stati i protagonisti degli episodi di violenza urbana che hanno minato la festa dei tanti che erano a Nocera per brindare al Natale ascoltando buona musica e stando insieme. Superati invece in poche ore i problemi relativi alla sporcizia che si era accumulata per le strade. I commercianti hanno fornito un grande contributo ripulendo le proprie aree, la Multiservizi ha fatto il resto del lavoro, la polizia locale ha controllato la città in lungo e largo. Il sindaco Torquato ha voluto ringraziare tutti in una nota personale, anche gli assessori per il loro coordinamento e l'avvocato Roberto Citarella che ha fornito il proprio contributo gratuitamente. Una vigilia di Natale con circa 15.000 persone a Nocera Inferiore, ha scritto Torquato, nel nome di un movimento che si chiama Economia, Guadagno, Personale Aggiunto, Vendita e tanto altro. Si può fare meglio, si deve fare meglio, direi, ha scritto Torquato. Intanto tutto questo prima non c'era, ha concluso il sindaco. Di certo adesso c'è grande attesa per la vigilia di Capodanno che tutti si augurano possa essere vissuta senza alcun problema e con una maggiore vigilanza, come si diceva in apertura.